Un nuovo impianto per il recupero delle cosiddette terre di spazzamento attivo nel termovalorizzatore Silla 2 di Milano consentirà di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata. La procedura è semplice, ma la tecnica è all'avanguardia. Separare i rifiuti raccolti dalla pulizia delle strade e ricavarne ghiaia e sabbia da riutilizzare in altri settori. Il nuovo impianto per il recupero delle cosiddette terre di spazzamento è già attivo nel termovalorizzatore Silla 2 alle porte di Milano. Obiettivo: rispetto dell'ambiente ed elevata qualità dei prodotti ottenuti. Questo impianto riesce a selezionare dai componenti per la tutela di mettere sul mercato. Qui non si fa una disinfezionamento, ma si fa sull'impianto, e questo è importante. Qui vengono trattate 25.000 tonnellate all'anno di terre di spazzamento. È chiaro che questo impianto si può proporre anche come supporto per le città dell'interno. Quindi il percorso parte dalle strade e finisce nel calcestruzzo delle case o nel materiale bituminoso dell'asfalto. Tutto certificato, i rifiuti vengono stoccati in questa vasca, poi un processo di separazione e lavaggio permette non solo di recuperare le varie frazioni, ma anche di riutilizzare il 75% dell'acqua impiegata. Un sistema all'avanguardia, la Lombardia è la prima regione italiana a farne uso. A visitarlo c'era anche una delegazione da Berlino. A Milano la raccolta differenziata aumenterà dal 36 al 38% ed aumenta perché dallo spazzamento delle strade si arriverà a ottenere del materiale edilizio, utile per l'edilizia.